Benvenuti al punto, la trasmissione di approfondimento, come sempre politico e amministrativo, dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Oggi facciamo questa trasmissione in maniera un po' diversa rispetto alle altre. Abbiamo lasciato l'aula consiliare e per chiaramente le normative riguardanti il Covid non possiamo stare in questo studio troppo vicini sul tavolo di trasmissione, diciamo così. Quindi virtualmente ci sono le due sedute, ma noi salutiamo in teleconferenza i nostri ospiti di oggi, che sono Daniele Carissimi della Lega, presidente della Commissione per le riforme statutarie, benvenuto. Buongiorno, Benvenuto benvenuti. a Vincenzo Bianconi del gruppo Misto e vicepresidente della seconda commissione, benvenuto Bianconi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, chiaramente l'argomento, diciamo, di attualità estrema è il PNRR regionale, dove si è discusso in aula, si è discusso in commissione, particolarmente in seconda commissione si è discusso della parte relativa al ciclo dei rifiuti con alcune audizioni. Partiamo da qui, poi cercheremo di entrare in maniera più generale all'interno di questo documento importantissimo per il futuro dell'Italia e quindi anche per il futuro della nostra regione. Allora, ci soffermiamo per una domanda sulla parte riservata, sulla misura riservata proprio al ciclo dei rifiuti, quindi apriamo questa nostra trasmissione parlando di ambiente e lo faccio con Daniele Carissimi della Lega, avvocato. Beh, chiaramente la sfida dei rifiuti è particolarmente importante nella nostra regione, nella misura in cui, come tutti sappiamo, le politiche regionali sui rifiuti sono purtroppo ferme da tanti anni. Questo ce lo dimostra il mancato aggiornamento del piano regionale dal 2009, tranne qualche piccola modifica nel 2015, e soprattutto da una legge sulla gestione dei rifiuti che risale anch'essa, comunque sia, al 2009-2011. Questo che significa? Significa che chiaramente anche il sistema impiantistico e gestionale è assolutamente desueto. L'assessore di competenza sta chiaramente lavorando alacremente sul rinnovo di questo piano e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovviamente ha dovuto inevitabilmente dedicare uno spazio importante anche a questo ambito. È vero che chiaramente questo ambito, come gli altri, subisce una mancanza di comprensione rispetto a quello che dovranno essere le misure di esecuzione, cioè non si saprà chi sarà, se saranno le regioni, se saranno lo Stato. E quindi la regione, però, a mio avviso, ha fatto un buono sforzo nella misura in cui comunque si è individuato e dedicato una misura ad alcuni impianti. Poi chiaramente si potrebbe dire perché questi impianti, perché queste misure su questi impianti, se sono satisfattive o meno della risoluzione del problema. In ogni caso è senz'altro indispensabile intervenire. Io aggiungo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non può essere chiaramente l'unica misura e l'unico veicolo attraverso il quale risolvere il problema. Cioè già siamo in ritardo di tanti anni rispetto alla gestione dei rifiuti e quindi mi auguro che questa spinta che possa provenire dalle risorse che l'Europa ci dedicherà, senz'altro una importante parte devono essere dedicate alla costruzione degli impianti. La gestione dei rifiuti purtroppo o per fortuna si fa con gli impianti e senza impianti non potremo mai gestire i rifiuti. Quindi se questi impianti Beh. vengano finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o da qualche cos'altro, a me interessa poco, ma a me interessa che gli impianti siano chiaramente efficienti. Però, come Bianconi dirà, perché lo so, che so come pensa, serve una visione, serve una gestione della gestione, una visione della gestione dei rifiuti, il che voglio dire non possono essere fatti degli interventi tampone a destra e a sinistra, dedicando soldi a quello o quell'altro impianto. Serve capire chi fa che cosa, quali sono gli impianti che servono la regione, superare i limiti degli ambiti territoriali e pensare che una regione piccola come la nostra deve poter essere chiaramente un modello che deve rappresentare un fiore all'occhiello nella gestione dei rifiuti. Bene, allora andiamo da Bianconi. Bianconi diceva Carissimi, anticipandola quasi sulla sua risposta, lei diciamo che è un ambientalista,
particolarmente convinto, no? Poi lei viene da un'area dove l'ambiente è già ricchezza di per sé, il paesaggio è già ricchezza di per sé, come la Valnerina. Qual è il suo pensiero, su questa misura, del PNRR? Ma credo che in un momento così particolare in cui si ridisegna il futuro della nostra regione, ma in generale si ridisegna il futuro di come le società, le comunità devono ripensarsi, e credo che il Covid ci abbia dato diversi spunti, si debba partire proprio dall'ambizione di cosa vogliamo diventare. Personalmente credo che l'Umbria, cuore verde d'Italia, debba avere l'ambizione di diventare un luogo unico, un luogo da esempio a tutte le altre regioni su quello che potrebbe essere il ridisegnare un modello di sviluppo sostenibile a 360 gradi. E quando parliamo di sostenibilità ambientale, sociale e assolutamente anche economica. Da questo punto di vista, credo che sarebbe stato utile e necessario aprire un ampio confronto, perché il confronto, la partecipazione su un tema che fino a qualche anno fa suscitava la sensibilità di pochi, e invece oggi, grazie a questa evoluzione culturale che tutti noi stiamo avendo, suscita la sensibilità di molti, sarebbe stata utile. Ancora c'è tempo per recuperare ed aprirsi a tutta la società civile, ma anche alla società economica, che credo oggi vada oltre quelli che erano una volta i principali interessati a questo argomento. Oggi un tema come questo attraversa tutti gli elementi della nostra comunità, quindi anche tutti i settori economici a 360 gradi, dove si possono creare nuove sinergie. Quindi, ripeto, c'è il tempo per provare a disegnare un progetto ambizioso. Personalmente ne abbiamo già discusso in seconda commissione. Credo che definire degli interventi puntuali senza aver definito la visione, l'ambizione, e senza aver costruito, Bene. prima di definire gli interventi puntuali, un progetto generale, ecco, sia un po' fuori approccio. Se l'approccio è Chiaro. costruire un modello competitivo per i prossimi 30 anni, Allora, il se invece suo l'approccio è mettiamo delle pezze a una situazione attuale per farla funzionare meglio, probabilmente va bene, ma credo Allora. che dovremmo puntare ad altro. Parleremo, poi anche ovviamente di altri ambiti, anzi lo facciamo subito con Carissimi e poi di nuovo con Bianconi. Ma secondo voi, secondo lei in questo caso Carissimi, questo documento, il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, può cambiare davvero l'Italia e l'Umbria in questo caso, oltre ad altre misure di cui lei parlava prima? Bisognerà poi vedere anche tutte le risorse, no, comunitarie all'interno di altri bandi, di altre misure importanti per lo sviluppo della regione. Che importanza dà a questo documento, carissimi? Allora, guardi, io sono un ottimista per natura, e quindi ritengo che, come tutti dicono, sia un'occasione irripetibile. Questo non lo dice Carissimi, ma lo dicono i fatti. Sono convinto che l'Italia ha fatto un buon lavoro, cioè, nel senso, la preparazione dei piani nazionali, del piano nazionale, comunque sia, è stato puntuale e ritengo ben fatto. Non conosco tutte le realtà regionali, però effettivamente la Regione Umbria, nel poco tempo che ha avuto a disposizione, comunque sia, ha allestito un buon documento, criticabile, ovviamente migliorabile, ma molto meglio rispetto a quanto avrei potuto credere, ma non in ragione chiaramente delle competenze e delle capacità di coloro che l'hanno redatto, ma in ragione del poco tempo che si aveva a disposizione. Dove risiedono i miei dubbi? I miei dubbi risiedono poi nella parte seconda, nella burocrazia. Io ritengo che se è vero come è vero che queste somme ovviamente saranno messe a disposizione attraverso, vedremo quale soggetto attuatore, se sarà lo Stato, se sarà la Regione, ma senz'altro, per quello che ho letto e compreso, saranno chiaramente fatti dei bandi pubblici. Ecco, la cosa che mi spaventa è la gestione di questi bandi pubblici, quindi tutte le procedure di aggiudicazione, di valutazione,
E da lì poi chiaramente l'esecuzione. Sapete che i tempi medi di realizzazione delle opere pubbliche non sono tutte opere pubbliche, ma comunque sia, sono servizi, opere, infrastrutture, tantissime cose che devono essere rendicontate entro il 2026 a pena di decadenza delle tempistiche. Per cui se saremmo capaci di adottare il modello Genova, con ciò a dire così come è stato realizzato nuovamente il Ponte Morandi, anche attraverso queste strutture, chiaramente mi riferisco a una infrastruttura, ma il discorso vale anche per tutti quei bandi anche che attengono al digitale. Quindi se saremo capaci di avere una forza, un capitale umano in termini di soggetti che amministrano, in grado di gestire adeguatamente questi bandi, se non ci incastriamo in una pletora di ricorsi tra i soggetti che poi parteciperanno, e quindi troveremo anche una riforma della giustizia che consenta non solo quella di cui si parla, una riscoperta chiaramente dei processi penali, ma parlo proprio anche delle procedure amministrative che consentano di arrivare velocemente alla realizzazione dell'opera, e quindi di fatto a quel punto riusciremo davvero a aver sfruttato questa occasione, altrimenti ci perderemmo nei nostri difetti atavici. Allora, Bianconi, diciamo la sottolineatura di Carissimi è stata quella sul superamento, no? Di una certa percentuale di burocrazia. Altre parole che, siccome lei diciamo, ci è andato sopra su questo argomento più di una volta, immagino sia d'accordo. E comunque, lei è ottimista rispetto alle conseguenze e a quello che riuscirà a portare questa previsione inserita nel piano? Ma io credo che abbiamo risorse a disposizione con questo piano, ma non soltanto con questo piano che cade poi all'inizio di un'altra grande opportunità, che è quella che ci arriverà dalla programmazione europea 2021-2027. Quindi questa situazione si avrebbe veramente l'occasione per mettere insieme una quantità di risorse come mai prima nella storia del nostro paese, ma come mai prima anche nella storia della nostra regione. Quindi parliamo di un'opportunità incredibile che ancor di più cade in una regione come l'Umbria, che sappiamo tutti viene da una depressione economica partita molti anni fa e che ha e trova in questa situazione, in questo scenario contingente, l'opportunità di ridisegnare una strategia per un rilancio che non è soltanto economico, ma è anche sociale. Quindi l'opportunità c'è. Cito un proverbio da questo punto di vista: nessun vento è buono per il navigatore che non sa dove vuole andare. Quindi io parto sempre da un presupposto che questa ambizione nostra regionale di che regione vogliamo diventare, fissando in maniera chiara tre paletti a valle dei quali tutte le altre le azioni, i bandi e gli investimenti sono poi riferiti. Ecco, questo lo ritengo un passaggio fondamentale e personalmente ancora non l'ho trovato condiviso in maniera chiara con tutti gli attori della nostra regione. Allora, Credo riparto. anche, chiudo soltanto in una battuta, che ci stiamo giocando il futuro della nostra regione per i prossimi 50 anni, e quindi l'apertura ad una ampia condivisione e partecipazione, non soltanto con la minoranza, ma con tutti gli stakeholder regionali, sia assolutamente necessaria. E questo deve avvenire in maniera strategica e strutturata, non improvvisata. Secondo lei, riparto da lei e poi vado da Carissimi, no? Inseriamo così anche l'argomento ricostruzione post-sisma del 2016, che ha interessato proprio, diciamo, il territorio dove lei è protagonista e che rappresenta comunque in questa regione. Bianconi, la ricostruzione post-sisma quanto può essere armonizzata insieme a questi progetti contenuti nel piano? E comunque lei lo ritiene un valore aggiunto, diciamo, queste risorse che possono arrivare? Sarà una Valnerina diversa, quella che troveremo tra qualche anno? Ma questa è anche, si lega a quanto dicevo poc'anzi. Il terremoto ha creato in una parte dell'Umbria la necessità, la possibilità di pensare e ricostruire il futuro.
È ovvio che l'optimum sarebbe far incastrare tutte queste opportunità, quindi il PNRR, la nuova programmazione europea e i fondi della ricostruzione che in parte sono stati anche nel PNRR riservati all'area del cratere. Ripeto, anche in questo caso una visione strategica di futuro sarebbe stato opportuno definirla e definirla meglio. Comunque le opportunità ci sono, la ricostruzione sta vivendo un momento di grande accelerazione, il commissario Legnini sta facendo un lavoro straordinario, sostenuto dai vicecommissari come la nostra presidente, e c'è da dire che finalmente, e dico finalmente, ha iniziato a utilizzare i poteri straordinari che gli sono stati da poco messi a disposizione. Questo sta permettendo un'accelerazione, ripeto, finalmente anche nella Bene. ricostruzione pubblica. Carissimi, qual è il suo giudizio sulla ricostruzione in Valnerina? Allora, io ritengo che tutte le volte che abbiamo parlato di terremoto e della situazione che ha investito quei territori, era veramente insopportabile verificare l'inerzia dei soggetti che erano deputati insomma, a dare risposte a queste persone, a questi territori. Cioè, se è vero come è vero che uno paga le tasse in ragione del fatto che deve dare dei servizi, che lo Stato deve dare dei servizi, io non vedo sinceramente un qualcosa che possa essere anteposto alle persone terremotate. Quindi la mia critica nei confronti della gestione riguardo al terremoto, non l'attuale, è vero, perché chiaramente se il cambio di passo è stato evidente, ma rispetto a quella di prima è totale. Quindi sa Bianconi quanto io sono stato solidale con lui e con lui, noi, con ogni iniziativa che riguarda quel territorio. Cioè, è inaccettabile quando sentiamo dal suo racconto e da quello che ascoltiamo in commissione i disservizi sanitari, il fatto che non abbiano un'autoambulanza a disposizione, il fatto che non abbiano scuole adeguate. Quindi un territorio così bello, così importante, ma anche se fosse un territorio brutto e non importante, comunque sia coloro i quali ci abbiano avrebbero diritto, prima di ogni altro, di avere i servizi al pari degli altri. Per cui tutta la mia solidarietà. È vero che bisogna fare di più, anche in questo caso i poteri commissariali, a mio avviso, in situazioni come queste giustificano chiaramente un'accelerazione, quindi i poteri commissariali ci devono essere e devono anche passare sopra certe norme, perché parliamoci chiaro, certe norme rallentano nella loro interpretazione, nella loro vorticosità realmente i procedimenti e le soluzioni. Quindi mi auguro che questi poteri siano adeguatamente esercitati e realmente le persone che abitano in questi territori ritornino ad avere i diritti al pari degli altri, perché hanno dei diritti veramente violati. Allora, riparto da lei, carissimi, parliamo di un'altra, diciamo, dopo il PNRR, che è argomento di estrema attualità, l'altro argomento di estrema attualità, che purtroppo dura ormai da più di un anno, è quello dell'emergenza Covid-19. Allora, proviamo a fare, come dire, un commento, a tirare una linea, su quello che è stato fatto, su quello che si poteva fare, su quello che si dovrà fare, sia a livello, diciamo, sanitario, sociale ed economico. Capisco che il tempo non è molto, siete molto bravi nelle sintesi, proviamoci anche in questo caso. Carissimi, qual è il suo giudizio, parlando ancora di giudizio come quello che abbiamo fatto per la ricostruzione, su quella che è l'emergenza Covid-19? Allora, io ritengo che la pandemia è stata talmente stravolgente e talmente sconosciuta che imputare alle gestioni i ritardi è veramente difficile e ingiusto. Cioè, ritengo che i governatori delle regioni hanno fatto il meglio possibile in ragione dell'incapacità totale a saper gestire un qualcosa di totalmente inaspettato e sconosciuto. Quindi ritengo che se la Regione Umbria non è stata così brava, così come è stato descritto nella fase 1, diciamo così, così come non è stata così incapace nella fase 2 e nella fase 3 rispetto agli addebiti che ha subito. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che di fatto la disponibilità dei vaccini, l'organizzazione non poteva, a mio avviso, essere fatta molto meglio.
La cosa su cui ritengo, ma non è una critica alla regione, ma una critica nazionale, avremmo dovuto, la cosa che potevamo sicuramente fare meglio era la preparazione della logistica rispetto alle vaccinazioni. Cioè, noi non possiamo organizzare la logistica quando siamo all'inizio della fase 3 o alla fine della fase 2. Noi dovevamo essere pronti la scorsa estate ad avere una struttura logistica, e parlo di infrastrutture, parlo di medici dedicati, parlo di personale infermieristico, nel momento in cui la fase 2 sarebbe iniziata. E questo lo sapevamo. È vero che la disponibilità dei vaccini, che è estremamente limitata, fa sì che inevitabilmente i risultati sono deludenti. La regione Umbria, questo anche oggi sta su tutti i giornali, fondamentalmente sta perfettamente in media, sta oltre il 90% rispetto ai vaccini che aveva a disposizione. È ovvio, su qualche categoria di qualche decade gli ottantenni sta meglio, sui sessantenni sta peggio. Mi auguro che questi insomma, equilibri vengano raggiunti nei prossimi giorni, ma l'unica soluzione è comunque il vaccino. Purtroppo ne Allora, abbiamo avuti troppo pochi. Bianconi, lei cosa ne pensa invece? In generale, mi piace dire che per onestà intellettuale, che quando si affronta una sfida nuova come quella che è stata questa pandemia, nessuno può rifarsi a best practice che appartengono al passato. Quindi la percentuale di errore può essere alta da tutte le parti, e credo che il giudizio debba essere dato sempre partendo da questa prima considerazione. Poi se entriamo, e credo che questo debba essere fatto con egual misura quando si parla delle politiche nazionali del governo, e mi riferisco anche al passato, al governo Conte o alla nostra gestione regionale. Detto ciò, è ovvio che qualche puntualizzazione per quanto riguarda invece la gestione specifica del Covid nella nostra regione mi sento proprio in dovere di farla. Siamo stati bravi o fortunati in fase 1, diciamo una commissione di queste due cose, bravi e fortunati per la nostra logistica nella gestione della fase 1. In fase 2 probabilmente avremmo potuto fare di più nell'estate che ci ha dato quel tempo necessario per una fase 2, parliamo di qualche assunzione in più, probabilmente di, come diceva il consigliere Carissimi, di un intervento sulle strutture, probabilmente di questo ne sono convinto. La scelta dell'ospedale da campo non è stata una scelta felice, si poteva intervenire su altre strutture come l'ex Milizia di Terni. Questo avrebbe agevolato la gestione e la pressione che i nostri ospedali hanno avute. Per quanto riguarda poi le vaccinazioni, nello specifico è vero sì che stiamo in media adesso, e anche qui forse in fase 1 di vaccinazione qualche errore l'abbiamo fatto. Abbiamo dato accesso alle vaccinazioni a una serie di categorie, non rispondendo magari a quella che è stata l'impostazione portata avanti da molte regioni, che metteva in priorità anzianità e fragilità. Quindi è vero che noi stiamo in media in termini generali dei vaccini sottoposti, ma non in media rispetto all'età delle persone vaccinate, se pensiamo che Beh. siamo terzultimi tra quelli nella fascia 60-69. Possiamo recuperare, dobbiamo farlo, voglio essere ottimista e cerchiamo di fare tesoro di queste esperienze. Bianconi, proviamo a parlare invece, sempre rimanendo in questo tema di emergenza, i numeri insomma stanno dando delle speranze, diciamo un po' più di tranquillità, quindi sta per iniziare la stagione turistica, anzi è già iniziata. L'Umbria è uscita anche con uno slogan, con un video molto, molto importante per chiamare i turisti nella nostra regione che non sono mai mancati, neanche lo scorso anno quando il Covid ci ha lasciato un po' più di libertà. Che stagione estiva sarà, Bianconi? Beh, prima di tutto speriamo che le prossime indicazioni che ci darà il governo permetteranno la somministrazione di alimenti anche al chiuso, al coperto, perché la stagione dal punto di vista climatico non è felice, e anche se la ristorazione ha iniziato a somministrare, purtroppo con queste condizioni medie bisogna essere degli eroi. Detto ciò, quindi mi auguro che i numeri ci permettano
di fare un passo avanti in questo, quindi di allargare ulteriormente le maglie nella ripartenza, e questo significa dare anche una spinta oggettiva alle persone ad andare in vacanza. Sono ottimista, credo che la nostra regione sia molto attrattiva, che risponda un po' al desiderio di evasione, di un'evasione però in luoghi ricchi di natura, di calma e di grandi valori, quali la nostra regione è in grado di offrire. Quindi incrocio le dita e spero che sia una grande stagione del turismo. Carissimi, secondo lei si doveva fare di più per il turismo o comunque diciamo con l'allentamento, speriamo che avvenga quanto prima, di queste misure può essere una stagione comunque che potrà ridare un po' di ossigeno alle molte attività economiche che lavorano in questo settore? Io non ritengo che si potesse fare di più prima, ritengo che si debba fare tutto adesso per coloro i quali hanno subito più degli altri, chiaramente questi gli effetti della pandemia. Il turismo, la ristorazione di fatto sono stati vessati, per cui a questo punto, nel momento in cui speriamo che i dati continuino ad essere così confortanti, così come i giornali ti ci dicono tutti i giorni, quindi mi auguro che la stagione turistica consenta loro di avere adesso ovviamente tutti quegli benefici, non benefici, di poter esercitare i loro diritti, cioè di poter utilizzare chiaramente anche i locali al chiuso, così come ogni prospettiva che consenta di avere una stagione almeno pari a quella dell'anno scorso, ma mi auguro chiaramente molto di più, perché alla fine i dati della scorsa stagione estiva sono stati comunque per la nostra regione buoni e quindi è importantissimo che questo settore non solo recuperi il recuperabile, ma svolga il loro servizio in piena e totale funzione. E ritengo, in termini sempre di visione, che non c'è un settore più importante per l'Umbria che mi immagino nei prossimi anni rispetto a quello del turismo. Cioè la nostra regione è ancora una regione poco scoperta, poco conosciuta e di fatto ha una vocazione talmente spinta nell'ambito della bellezza e dell'attrazione che io investirei tutto quello che si può investire per rilanciare la nostra regione tra le migliori mete che si possono scegliere per le vacanze. Quindi in bocca al lupo e anche a Bianconi in prima persona, perché si occupa di questo nella sua prima vita. Tra poco parleremo con lei, carissimi, cambieremo argomento e parleremo della sua commissione statuto. Ma adesso a Bianconi vorrei chiedere invece, dato che anche nell'ultima seduta d'aula presentò una mozione in tal senso e riguarda la bellezza di una delle zone più belle dell'Umbria, che è proprio Castelluccio, no? La fioritura di Castelluccio rappresenta sicuramente un richiamo importante a livello nazionale e internazionale. Quindi bellezza, paesaggio. Bianconi, è uno dei grandi valori, diciamo, paesaggistici e culturali dell'Umbria. Lei come lo migliorerebbe allora? Ma credo che quanto è successo negli ultimi anni fa emergere due elementi. Uno che è sicuramente, come diceva lei, un elemento identitario ormai della nostra regione, come lo è la Cascata delle Marmore, come lo è il Lago Trasimeno, come lo è Assisi. Quindi l'Umbria si riconosce in alcuni nel mondo, in alcune immagini, in alcuni luoghi. Quindi come tale deve essere gestito a un livello, dico tra virgolette, superiore. Occorre una governance forte perché in situazioni come queste sono tantissime le istituzioni e le competenze che si sovrappongono, che non hanno permesso ad oggi un salto culturale in avanti nella programmazione e nella gestione dei servizi, visto che la qualità e la sostenibilità e l'unicità dell'esperienza devono essere tra di loro amalgamate in un'unica strategia. Mi auguro che la Regione, l'ho sollecitato anche in assemblea legislativa, possa fare un po' da capofila e riportare tutti questi organi all'interno di un unico tavolo forte e competente. Questa è la sfida per il futuro. Bene, allora, parlava di simboli, uno potrebbe essere proprio quello di Castelluccio e mi riallaccio così anche alle riforme sulle quali sta ragionando la Commissione Statuto. Sono iniziati una serie di incontri, di audizioni con professori universitari per capire come si può o non si può cambiare, se ancora è attuale dopo 50 anni,
la nostra carta statutaria. Carissimi, tra i simboli, tra l'identità dell'Umbria, uno degli argomenti, no, su cui lei ha tenuto anche a sottolineare nel primo incontro della settimana scorsa, potrebbe esserci anche Castelluccio? E comunque, al di là di questa domanda, quali saranno i punti principali sui quali lavorerà la sua commissione? In un minuto e mezzo, purtroppo, perché non abbiamo altro tempo. Sì, noi dobbiamo lavorare nell'integrazione, cioè io in questa esperienza non solo della Commissione, ma all'interno dell'Assemblea legislativa viviamo quotidianamente una mancanza di identità umbra tra noi soggetti che ne facciamo parte. E per cui mi piace pensare che i lavori della Commissione, in quanto impattano sulla carta costituzionale della nostra regione, è detto in maniera impropria, ma per dire che un documento più importante non c'è, dobbiamo saperci riconoscere in qualcosa che leghi le bellezze del nostro territorio, tra cui ovviamente Castelluccio, ma ci metto Assisi, ci metto Orvieto, ci metto ogni punto della nostra regione, ma devono essere collegati con noi umbri. Cioè noi umbri dobbiamo sentire nostre anche quelle parti della nostra regione che non sono il territorio in cui fisicamente viviamo, siamo nati. Noi viviamo purtroppo ancora troppe distinzioni, troppi campanilismi che ci allontanano, non ci uniscono. Stiamo ancora, vedo, assisto ancora a chi vive sopra del Tevere è un etrusco, chi vive sotto il Tevere è un umbro. Questo non è corretto e non ci aiuta e si traduce in battaglie di campanile che fondamentalmente fanno male a noi, fanno male agli umbri e rallentano. Allora, credo c'è stato qualche problema in questa ultima battuta, anzi no, ha concluso carissimi. Allora, Bianconi è d'accordo, lei tra l'altro fa parte della Commissione Statuto, è d'accordo su queste riflessioni del Presidente? Assolutamente, assolutamente sì, stiamo facendo e faccio complimenti al consigliere carissimo e presidente della Commissione Statuto. Abbiamo fatto un bel lavoro insieme per quanto riguarda il regolamento dell'Assemblea. In questa prima fase votato tutto all'unanimità con tutto il sostegno quindi della Commissione stessa. La sfida del futuro è quella di lavorare sullo statuto e magari anche sulla legge regionale e una legge per la partecipazione. Credo che questi elementi possano essere gli strumenti per realizzare quello a cui faceva riferimento il consigliere Carissimi, che vuol dire una visione unitaria, una visione frutto di un percorso e di una anche capacità di ascolto di tutti i territori che poi si deve per certi versi rispecchiare negli strumenti che danno la possibilità di passare da un mero ascolto ad un'azione reale, partecipata e sostenuta dalle istanze che dai territori sono raccolte. Quindi assolutamente d'accordo e mi auguro che le prossime sfide della Commissione Statuto vadano per certi versi in questa direzione e che trovino lo stesso sostegno di tutti i componenti. Allora, in 30 secondi, carissimi, che voto dà Bianconi per la sua attività di oppositore, tra virgolette, all'interno dell'Aula? Io a Bianconi gli do 9 solo perché 10 si dà solo a Falcao, come diceva un vecchio film, come oppositore, perché l'opposizione fatta da Bianconi, che è sempre propositiva, sempre moderata, sempre educata, a mio avviso è l'emblema di quello che rappresenta la democrazia. Nella differenza delle idee, comunque sia, il confronto propositivo è l'unico modo per farlo. Quando ciò invece sfocia nell'odio, nella incapacità di gestione dei rapporti e delle finalità esclusivamente di parte, non andremo mai da nessuna parte. Allora, Bianconi, davvero in 30 secondi anche lei, stessa cosa su Carissimi in questo caso. Ricambio, adesso non vogliamo far uscire i cuoricini in questo programma, però no, ricambio la sfida. Forse ci troviamo spesso con il consigliere Carissimi a confrontarci in maniera sana perché veniamo da percorsi simili, vuol dire veniamo dalla società civile, veniamo da un approccio pragmatico
ai problemi e anche alle soluzioni. Quindi quando c'è confronto, anche quando c'è distanza nel confronto, è sempre una distanza che non nasce mai da posizioni ideologiche, ma da una concretezza di visione di quello che entrambi pensiamo possa essere il meglio per l'Umbria. E quando l'obiettivo è il meglio per l'Umbria, anche il confronto su lati opposti a volte della barricata è un confronto che arricchisce sempre. Quindi credo che ci fossero più carissimi anche nella maggioranza, penso che andrebbe meglio anche lo sviluppo e la messa a punto dell'operatività in questa regione per il bene di tutti gli umbri. Allora, come dire, carissimi consiglieri, siamo arrivati alla fine, non abbiamo più tempo per altre domande. Io vi ringrazio per questa vostra presenza. Oggi abbiamo sperimentato per la prima volta questa trasmissione con questa modalità. Abbiamo deciso che è meglio farla senza mascherine, quindi a distanza, piuttosto che all'interno dell'aula consiliare, comunque con la mascherina. Speriamo sia di gradimento anche ai nostri telespettatori. Grazie Daniele Carissimi della Lega, Presidente della Commissione Statuto, grazie Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto e Vicepresidente della Seconda Commissione. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.